Risulta un incremento delle prime dosi nelle fasce di età dai 20 ai 59 anni nell'ultima settimana relativamente all'assunzione dei vaccini. Nelle fasce lavorative che vanno dai 20 ai 59 anni nella settimana dal 16 al 22 settembre si è registrato un incremento generale della somministrazione di prime dosi di vaccino in Sicilia. Lo rilevano i monitoraggi della Task Force Vaccini della Regione Siciliana. In particolare, la crescita più ampia si rileva nella fascia che va a un'età di 50-59 anni, con un incremento del 13,89%, 9.020 le prime dosi contro le 7.990 della settimana precedente. In risalita anche la fascia che va dai 30 ai 39 anni, che rispetto alla settimana del 9-15 settembre ha visto un aumento delle prime dosi pari al 10,73%. In crescita con un incremento dell'8% anche la fascia dai 40 ai 49 anni, 10.296 contro i 9.533 precedenti. Più contenuto invece l'aumento dai 20 tra i 20 e i 29 anni, con un 5,31% in più, un trend probabilmente legato all'effetto del decreto del governo centrale che prevede l'estensione dell'obbligo di Green Pass a più categorie di lavori. Di contro, il confronto con i dati della settimana precedente segna un decremento del 46,57% delle vaccinazioni nella fascia di età 12-19 anni, meno 6.148, in coincidenza con l'avvio dell'anno scolastico. Una diminuzione si riscontra anche nelle fasce over 60. Il dato complessivo rispetto ai 7 giorni precedenti segna una flessione del 5,99% nella somministrazione delle prime dosi, 54.907 contro le 58.406. Per l'assessore Razza afferma come il governo Musumeci e tutte le strutture sanitarie siano impegnate a fondo per vaccinare quanto più siciliani possibile. È probabile che l'effetto obbligo del Green Pass per l'accesso ai luoghi di lavoro si faccia sentire anche di più nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. L'invito dell'assessore Razza, che rivolgiamo ai siciliani, è sempre di vaccinarsi e avere fiducia nella scienza. L'unica via per sconfiggere il virus e tornare alla normalità è quella del vaccino.